Autonomy is an illusion. Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Se vi è piaciuto il video delle qualifiche delle libere e avete bestemmiato soprattutto insieme a me, sicuramente non vi vorrete perdere questo video. Introduco però dicendo, visto che non lo faccio da molto e che dovrei farlo un po' più spesso, di ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, perché così ogni volta che usciranno nuovi video vi arriverà la notifica. Detto ciò ragazzi, direi di non perderci troppo in chiacchiere e di intanto iniziare a fare il giro di ricognizione e di allinearci dietro la safety, perché appunto questa gara partirà sotto regime di safety car, proprio perché ieri abbiamo avuto poco modo di provare sotto il bagnato, quindi hanno, come da regolamento, hanno deciso di farci partire sotto il regime di safety car. Partirò in decima posizione perché un concorrente è stato squalificato per sottopeso, quindi dall'undicesima piazza che era sarà decima piazza. Però nel giro di uscita ho visto un concorrente che partiva davanti a me appoggiarsi sul muro di destra, quindi dovrei partire nono se non riesce a ripartire ovviamente. Ovviamente l'intento è quello di guadagnare più posizioni possibili nei primi giri, così da non perdere tempo ed evitare che quelli davanti mi scappano. Chissà, vabbè, abbassiamo la visiera, si accelera e tutto gas per andare a prendere quelli davanti. Andiamo avanti così, ci stiamo andando a prendere tutto quello che ci spettava sin da ieri, ovvero stiamo andando a prenderci il podio. Non dico di voler vincere, ma quasi.
Adesso ho l'ovati qui davanti a me e lo sto prendendo, sto a occhio, vedo che sto facendo più metri di lui, quindi devo lavorare il più pulito possibile per andare a riprenderlo e poi avrò Bodellini e Critelli lì davanti a me. Cavolo, l'errore di Lovati mi ha praticamente regalato la posizione, ok? Però bisogna stare tanto attenti perché rispetto alle gomme dello scorso anno, quello che dicevo nello scorso video, queste qui sono molto più vulnerabili nelle basse velocità, a differenza delle Yokohama che anche quando andavi piano ti garantivano un grip della Madonna e erano veramente eccezionali come gomma. E adesso con queste nelle basse velocità la macchina va praticamente via ovunque. Safety car, quindi più di un punto a mio vantaggio. Adesso sta tutto nella ripartenza e sono terzo, ragazzi, quindi nulla toglie che si potrebbe ambire alla vittoria. Oddio ragazzi, cioè stava andando via, no, stava andando via. Questo a dimostrazione di quello che dicevo prima, che la macchina alle basse velocità è ancora più inguidabile piuttosto che quando si sta camminando, quando si va al regime normale. Ok, la safety rientrerà in questo giro. Adesso Bodellini, che è primo, dovrà ricompattare il gruppo per forza, perché vedo che dietro ancora sono un po' lontani e poi andiamo a prenderci quel che è nostro, ragazzi. Oh mio Dio ragazzi, quello che dicevo prima, ancora di più a dimostrazione di quello che dicevo prima e quello che stava per succedere a me. Critelli si è girato in una maniera irrecuperabile, a dimostrazione appunto che questa gomma fa letteralmente schifo quando si va piano. Mio Dio.
vorrei andare a prendere i botellini, ma c'è davvero troppa acqua e io ho la visiera appannatissima. Mi vorrei farvela vedere, ma non riesco. Vi basterà guardare tutte le volte che mi passo la mano davanti alla visiera per pulirla. Addirittura ho fatto più di qualche curva con la visiera alzata, ma era un disastro, ragazzi, un disastro. Infatti tra gara 1 e gara 2 dovrò fare qualche modifica alla visiera per forza, per non farla appannare così tanto. È una cosa allucinante, ragazzi. Ok, fermi così, mi accontento della seconda posizione, anche perché vedo che dietro stiamo prendendo le distanze, quindi preferisco accontentarmi di una seconda posizione, visto che per il quarto anno consecutivo non vorrei buttare a monte la prima gara di campionato, quindi sì, direi proprio di sì. Mi accontenterò della seconda posizione, andrò in gestione e porterò la macchina al secondo posto sul podio. Nota di merito a Bodellini, che è andato veramente fortissimo, cioè ha fatto un miglioramento netto dallo scorso anno e ha avuto una gestione della macchina allucinante e partendo davanti, ahimè, era più fresco, quindi tanto di cappello, ma Andrea stai attento perché in gara 2 vengo a prenderti, promesso. Bene, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e ovviamente se è stato così non vi dimenticate di lasciare il like e niente, questo video finisce qui, ci vediamo tra non molto con il video di gara 2. La gara della prossima settimana di Adria è stata annullata, ci vediamo il 3 e il 4 di luglio a Misano dove sarà recuperata questa tappa che è stata annullata. Ovviamente il prossimo appuntamento sarà a metà maggio nell'autodromo di Modena. Mi raccomando ragazzi, non vi perdete nulla perché ci saranno delle gare secondo me della Madonna. Ancora una volta questo video finisce qui, ciao amici, al prossimo video.